Buonasera e ben ritrovati con il nostro focus dedicato oggi tutto al Milan, targato rigorosamente Star Casino Sport. Oggi sono qui con Denada Sceci, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, ben ritrovata Denada. Grazie. Allora iniziamo subito parlando del quarto episodio con Carlo Pellegatti in collaborazione con Star Casino Sport, una puntata ricca di emozioni che ha fatto riferimento anche ad un focus dedicato ad Ibrahimovic, la vittoria del 18° scudetto. Che emozioni hai provato Denada? Allora, ho ascoltato molto attentamente tutta la storia di Carlo Pellegatti. Lui racconta il Milan tra il 2010 e il 2011, che è appunto il Milan dell'ultimo anno dello scudetto prima di quello di quest'anno. E ha raccontato ovviamente episodi ricchi e è un personaggio che diciamo è stato artefice della vittoria dello scudetto di quell'anno, che in realtà è lo stesso di quest'anno, devo essere sincera, e stiamo parlando di lui, Zlatan Ibrahimovic. Ha raccontato Carlo Pellegatti in questo episodio particolari gol di Zlatan, tra i più importanti che lui abbia mai realizzato, e ha realizzato contro quello con la Fiorentina, Giusi, che più che definirlo solamente un gol è stato un misto tra acrobazie e tecnica, perché ha realizzato un gol di rovesciata. È vero. E poi c'è stato un altro gol molto importante contro il Lecce, e forse è stato uno dei gol più belli di Zlatan nella storia, realizzato al volo da 30 metri di distanza dalla porta, e poi tantissimi gol anche nelle partite contro il derby. Però Giusy, mi sembra un po' riduttivo, direi, definire Zlatan solamente un calciatore. Tu che dici? È vero, è vero. Beh, ricordiamo Facciamo Sanremo. Riferimento, allora. Esatto, allora ricordiamo Sanremo l'anno scorso come... Come si può dire? Valletta? Come valletto? Uno showman, showman tutto tondo. Ecco. Ricordiamo lui appunto a Sanremo l'anno scorso con Amadeus, ricordiamo lui anche nel film, sempre realizzato l'anno scorso, di I Am Zlatan. Ha fatto anche una biografia dove il titolo è Io Ibra, molto, devo dire, molto eccentrico. E poi a Stoccolma hanno realizzato sempre in suo onore una statua. E ai tempi invece dell'Inter, ti dirò quest'altra curiosità, è stato il giocatore più pagato della storia, con 12 milioni di euro a stagione. Cavolo. Lo sapevi? No, non lo sapevo. Si imparano sempre cose nuove con Denada Sceci, ovviamente con Star Casino Sport. Allora, parliamo anche un po' di mercato, perché ieri si sono spostati in Belgio Maldini e Massara per la trattativa con il club Brugge per quanto riguarda De Ketelaer. Pensi che potrebbe dare delle aggiunte alla squadra rossonera? Beh Giusy, direi di sì, ne parlavamo se non sbaglio anche la volta scorsa, sì. E devo dire che ieri appunto si sono recati per cercare di concludere la trattativa, che ancora non è andata a buon fine, sì. Ma devo dire che il giocatore ha espresso comunque un atteggiamento molto positivo nel Milan e ha dichiarato di volersi trasferire in Italia, e che appunto l'unica squadra che attualmente vorrebbe indossare la maglia appunto quella dei rossoneri. Quindi secondo me il giocatore ha palesemente espresso che se dovesse cambiare squadra la sua intenzione è quella di andare al Milan. E comunque lui, ricordiamolo, che oltre ad essere un trequartista può assumere anche un ruolo da falso attaccante, perché potrebbe rimanere anche come seconda punta, e nonostante la sua giovane età comunque gode di buona tecnica ed è anche un mancino, quindi anche nei tiri devo dire che potrebbe essere un valore aggiunto alla squadra. Visto che abbiamo parlato di età, ha compiuto da poco gli anni Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, ne ha compiuti 58. Come ricordi la squadra ai tempi d'oro del famoso portiere? Allora, qui ho studiato un pochino, perché queste nozioni mancano un pochino anche un po' a me. Indietro. Stiamo andando un po' indietro negli anni. Allora, stiamo parlando del Milan della prima metà degli anni 90. Allora, lui è stato considerato tra i portieri più forti in Italia. Con il Milan ha praticamente vinto tutto, 5 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 2 Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e una Champions League. Tutto. Ha vinto tutto praticamente. E come dicevo prima, appunto è stato considerato tra i portieri più forti tra quelli italiani. Ha vinto anche grazie all'IFFHS, che è la Federazione Internazionale di Calcio e di Statistica, è stato classificato al 45° posto come tra i portieri più forti appunto nel campionato italiano. E poi detiene anche il record di imbattibilità e anche di frequenza nella storia del calcio. Questo record poi ovviamente è stato battuto da un altro portiere, che appunto è Buffon. Però nonostante tutte queste vittorie, tutte queste premiazioni, devo dire che non ha mai indossato la maglia della nazionale, nonostante lui comunque abbia avuto 2 convocazioni nel 94.
Però giocatori così, devo dire che... Ad averne. Facciamo gli auguri in ritardo allora a Sebastiano Rossi, chiudiamo così il nostro focus dedicato al mercato, non solo al mercato, però dedicato al Milan. Ringrazio ancora Dena Dascesci. Grazie Giusy, grazie a Star Casino Sport. E noi ci vediamo domani con il prossimo focus.